Chiude l'ultimo simbolo di quello che è stato il sogno industriale degli anni 50 e 60 di Porto Empedocle, entro settembre cesserà la produzione dello stabilimento Italcementi. A casa i 94 lavoratori e gli oltre 150 dell'indotto. La notizia ufficiale arriva con una nota della direzione della società bergamasca. A causa della situazione del mercato del cemento in forte calo, l'Italcementi sta procedendo ad una serie di razionalizzazioni, tra cui appunto la chiusura dello stabilimento in Pedoclino. All'annuncio è scattata già ieri sera la protesta dei lavoratori con un sit-in davanti allo stabilimento. Decine di operai che passeggiano lungo la statà creando rallentamenti con due chilometri di coda per evitare disordini sul posto anche la polizia. Una situazione molto 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 drammatica per noi perché da, da un giorno all'altro trovarci eh, senza lavoro, senza stipendio, o sinceramente non ce l'avevamo aspettato da una società che finora se, si è comportata fino all'altro ieri correttamente. Da ieri abbiamo visto che la società invece non la riconosciamo più come la società che era prima. A 55 anni abbiamo avuto questa sorpresa, dopo che siamo, siamo entrati giovani praticamente, e ora a 55 anni ci troviamo in mezzo alla strada. Tristezza, praticamente tutti qua giovani, abbiamo dei mutui, abbiamo dei figli, abbiamo come altra gente magari più grande di me. C'è tristezza e difficoltà ad andare avanti. È stata una doccia fredda per tutti i dipendenti dal cemento, per tutto l'indotto e per il Porta Empedocle e tutto l'interlande agrigentino, una cosa che non ce l'aspettavamo perché fino all'anno scorso il tal diceva che qua si doveva fare una ristrutturazione e quindi ci siamo... Mh, State prese in giro fino, a, fino adesso. Eh, sentirci comunicare in modo molto subdolo e scorretto e antisindacale, visto che hanno inviato un comunicato stampa alle 17 gli incontri ufficiali sono iniziati alle 18.30, la dice tutta. Quindi questo è il comportamento dei talciamenti che ci ha trattato e ci continua a trattare come non dei numeri ma come delle, dei tovaglioli usa e getta. A poche ore dal no definitivo dai vertici degli talciamenti, quali sono le sensazioni e soprattutto il suo appoggio nei confronti dei lavoratori? Io appena ho sentito che stamattina gli, gli operatori, gli operai, i dipendenti scendevano qui per fare lo sciopero della allora, fame, sono sentito in dovere di venire. Storicamente questo rappresentava l'ultima presenza territoriale dell'industria dell in provincia di Agrigento È uno sciopero grassissimo in assenza di una classe politica dello Stato. Dov'è lo Stato? Dove sta lo Stato nel momento in cui un'azienda decide senza sentire nessuno di chiudere uno stabilimento? Che insieme all'indotto da lavoro almeno a mille famiglie. Ieri c'è stato un incontro nella sede di Confindustria Grigento tra i vertici locali dell'azienda e rappresentanti sindacali per valutare il da farsi e le eventuali soluzioni. Un'assemblea piuttosto animata. CGL, Cisle e Will hanno respinto l'iniziativa aziendale che penalizza il territorio ed hanno annunciato azioni di lotta che culminerà con uno sciopero generale di tutto il personale dipendente di Talcementi e dell'intero indotto e nel frattempo sollecitano l'attivazione di un tavolo negoziale, critico con la triplice Roberto Migliara dell'UGL, secondo cui in un momento davvero tragico per i lavoratori agrigentini i tre sindacati hanno preteso incontri separati e denuncia anche il tentativo di non fare parlare nell'assemblea di Confindustria il rappresentante dell'UGL.